L'indiscrezione rilanciata dal Corriere di Torino è qualcosa su cui doverci ragionare. Perché? Perché si parla del futuro della Juventus e si parla del futuro di Massimiliano Allegri, allenatore attuale della Juventus, che però potrebbe prendere delle decisioni importanti. Da qui a breve, infatti, si deciderà il futuro di Allegri, quindi scopriamo tutto il dettaglio oggi qui su FCM News Sport, che come sempre vi ricordo essere uno dei pochi canali sulla piattaforma a essere totalmente gratuito, quindi se vi va iscrivetevi in maniera del tutto gratuita e lasciate like ai contenuti. Ovviamente la sezione dedicata ai commenti, quella qui che c'è qui sotto, è dedicata proprio a voi. Quindi qui diteci la vostra esattamente cosa succederà a fine anno secondo voi tra Juve e Allegri. Sono curioso di sapere la vostra, quindi ditemi la vostra qui sotto sul futuro della Juventus. E magari mi dite anche chi secondo voi potrebbe essere il nuovo allenatore della Juventus qualora dovesse cambiare. Andiamo alla notizia, perché il Corriere di Torino ha analizzato la situazione attuale della Juventus, che è chiaramente una situazione che vede una Juventus in crescita, sicuramente, una Juventus che sta migliorando, ma di contro è anche una Juventus che in questo momento non è candidata al titolo e l'unico trofeo che potrebbe vincere è chiaramente la Coppa Italia. Certo, ancora c'è una piccola possibilità per lo scudetto, però non è poi così facile, ecco, diciamo così. E quindi succede che la Juventus, secondo il Corriere di Torino, si potrebbe trovare di fronte ad Max Allegri nelle prossime settimane, addirittura il prossimo mese, quindi nel mese di marzo, ci dovrebbe essere un incontro. E guarda caso, molto spesso Allegri parla di campionato che si può decidere, o meglio, si capisce a che punto sei del campionato, bene o male a marzo. Guarda caso, l'incontro per capire se lui continuerà con la Juve o meno è a marzo. A marzo, infatti, secondo il Corriere di Torino, ci sarà un incontro tra la Juventus e Max Allegri per definire il suo futuro. E infatti, secondo il Corriere, risulta quantomeno improbabile che l'allenatore livornese possa continuare la Juventus con, o meglio, nella prossima stagione con un contratto di scadenza, perché il contratto di scadenza di Allegri, lo ricordiamo, scade nel giugno del 2025. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che Allegri, secondo il Corriere, non può stare lì con un anno di scadenza, o rinnova o se ne va. Quindi le scelte sono due. Ed è per questo dunque che la società si siederà al tavolo di Allegri per capire quale sarà il futuro. I scenari possono essere svariati. Si parla, infatti, secondo il Corriere, di un rinnovo, ma attenzione, con il contratto spalmato. Cioè, cosa gli dicono? Tu hai un contratto fino al 2025, noi non te ne facciamo uno fino al 2027. Te ne facciamo uno fino al 2026, ma quello che dovevi guadagnare quest'anno, cioè 2025, lo guadagnerai in 2 anni. Quindi sei disposto a stare con noi un altro anno? Cioè, a Juventus in questo francamente anche converrebbe. Sarebbe un modo anche per mettere le spalle al muro Allegri, cioè ci tieni veramente a questa società? Hai avuto il beneficio di poter restare, hai avuto il lusso di poter restare in questa società 3 anni senza vincere nulla, perché poi di questo si tratta. Ecco, se credi realmente in questo progetto di cui spesso parli, allora ce lo devi dimostrare. Quindi rimani un altro anno con noi, noi comunque ti paghiamo 7 milioni, ma spalmati in 2 anni. Quindi non 7 milioni fino al 2025, ma 7 milioni fino al 2026. Tradotto vuol dire 3,5 l'anno prossimo e 3,5 nella stagione 25-26, che sancirà la chiusura del ciclo Juventus. Oppure ci sarà una separazione consensuale. Quindi non sarà un esonero, non saranno dimissioni, sarà una separazione consensuale. Questo vuol dire quindi che Juventus dovrà versare comunque nelle casse, diciamo, di Allegri una cifra, un indennizzo, da capire quanto sarà, visto che lui ha un contratto di scadenza di 7 milioni, quindi lui potrebbe comunque restare un altro anno. E percepire altri 7 milioni potrebbe anche aspettare l'esonero e guadagnerebbe quelle cifre. Invece, con una separazione consensuale, in qualche modo potresti, come dire, pagare meno. Ecco, secondo me solitamente si va alla metà dell'ingaggio. Quindi, se Allegri guadagna 7, diciamo la separazione consensuale dovrebbe costare intorno ai 3 milioni circa alla Juventus. Ci tiene però a sottolineare il Corriere, e questo è un aspetto particolare, e qui mi soffermerei un attimo sul fatto che Ferrero, Giuntoli e compagnia cantante sarebbero tutti convinti e soddisfatti del lavoro di Allegri, cioè sono soddisfatti di quanto sta facendo in quest'annata. Non è dato sapere però fino a che punto sono convinti di continuare con Allegri, perché
Perché poi anche io posso essere convinto di questa stagione. Io credo che questa stagione stia facendo bene. Cioè, non do per scontato che Allegri stia lì secondo, al secondo posto. Perché comunque non ci dimentichiamo che alle spalle della Juventus c'è il Napoli, che l'anno scorso ha fatto cose incredibili. Non do per scontato che alle sue spalle ci sia il Milan, che è da anni che sta facendo un percorso interessante e che 2 anni fa era campione d'Italia. Non do per scontato che ci sia la Lazio, che l'anno scorso era una squadra da secondo posto e quest'anno con la sola cessione di Milinkovic è crollata praticamente non so dove. Non do per scontato che sotto ci sia la Roma, che è una squadra che a inizio anno vantava un centrocampo di livello, ma soprattutto un attacco di altissimo livello, formato da Lukaku e Dybala. Un attacco doveva essere la Juventus di qualche anno fa. Cioè, queste cose non si danno per scontate nel mondo del calcio, quindi io sto apprezzando il lavoro fatto quest'anno da Allegri. Detto ciò, sono altresì convinto che serva un grosso cambiamento per il prossimo anno. Perché dopo 3 anni, io credo che nella storia della Juventus non sia stato concesso mai a nessun allenatore di poter stare 3 anni senza vincere, al di là di tutte le attenuanti possibili e immaginabili, ma comunque una Juventus che ha fondamentalmente in una condizione particolare, cioè 3 anni senza vincere, o comunque vedremo come andrà a finire a fine anno. Comunque non credo sia concesso non vincere lo scudetto per 3 anni, Champions, scudetto, non si è vinto nulla. Anche perché, se andiamo un attimo a ritroso nel tempo, molti dicono, vabbè, ma solo quest'anno è un anno buono, perché 2 anni fa ce n'era una, quest'anno ce n'è un'altra, l'anno scorso c'era il caso plusvalenze, quest'anno sono i giovani. Quest'anno sono i giovani, ma 2 anni fa la Juventus aveva una rosa di tutto rispetto, perché la Juventus aveva gente come Szczęsny e Perin. Andiamo proprio a prendere quella che era la rosa di della stagione, della prima stagione della Juventus. La Juventus aveva una signora rosa, perché aveva gente di buonissimo livello e che francamente non tutti avevano la possibilità di mettere in attacco gente come Morata e Dybala. La gente dimentica che c'era quell'anno anche Dejan Kulusevski, che era un giocatore che veniva considerato come uno dei migliori prospetti in generale in Italia. C'è stata una sfida incredibile tra Inter e Juventus per giudicarsi quel giocatore. C'era ancora Cuadrado in ottime condizioni, c'era il secondo anno di McKennie, una difesa composta da Chiellini, De Ligt, Danilo. Stiamo parlando di una rosa veramente di alto livello, per cui ricordiamo c'era il Chiesa ancora pre-infortunio, c'era una rosa di tutto rispetto che non è riuscita a vincere nulla, anzi è arrivata quarta. Quella Juventus là, arrivare quarta francamente è un po' troppo, considerare vabbè è arrivata quarta, no, l'anno scorso con tutti i problemi che vuoi, ma la Juventus era già fuori dalla Champions prima ancora della bufera plusvalenza. Quest'anno sì, non si vince, magari non si vince, la rosa è giovane, però è il terzo anno. Per cui non lo so se sia così scontato dire, vabbè, ma c'ho sempre attenuanti. Perché alla Juventus è difficile anche dare sempre delle attenuanti. La Juventus è una squadra importante a cui, se vai lì, devi assolutamente vincere, a mio avviso. Voglio sapere che ne pensate voi qui sotto nei commenti, quindi parliamone di quella che è la situazione della Juventus, ricordandoci sempre che il primo anno, i giocatori che vi ho detto, ma poi a gennaio sono arrivati innesti come Dusan Vlahovic, come Zaccaria, era una squadra che comunque era di un certo livello, per cui sminuirla così io francamente non... anche il secondo anno, ricordiamoci, il secondo anno c'era gente come Di Maria, come Paredes, Pogba ha giocato pochissimo ma c'era comunque, c'era sempre i vari Vlahovic, Milik, Ken, era una Juventus di alto livello, che anche lì è arrivata terza, con tutti i problemi plusvalenze, però è uscita dalla Champions troppo presto. Per cui io voglio sapere cosa ne pensate voi sul fatto di Allegri rimane o non rimane. Cosa ne pensate? Secondo voi se effettivamente c'è la possibilità di cambiare in futuro e per chi? Chi vi piacerebbe sulla panchina della Juve?